salve a tutti e buonasera. Oggi voglio iniziare una nuova rubrica che si chiama i film che meriterebbero di essere doppiati e quindi anche prodotti in Italia. Questo si è creato perché ho recentemente visto, anzi circa mezz'ora fa, un film molto interessante con attori anche famosi, ma che purtroppo per motivi sconosciuti appunto non è stato né doppiato e nemmeno sponsorizzato, neanche proprio pubblicizzato. Andiamo a vedere subito di che attore sto parlando e che film è. Questo film è What If ed è con Daniel Radcliffe. Andiamo a vedere la nostra video recensione. Bene, eccoci qui dunque. Allora, il film di cui stiamo per parlare sta girando qui alle mie spalle e ho faticato non poco per trovarlo, perché dovete sapere che ci sono alcuni film anche molto belli, anzi in realtà sono molti, che purtroppo non vengono nemmeno doppiati in italiano, perché non si trova una produzione che voglia spendere dei soldi, insomma scommettere su questi film. E noterete che non si trattano solo di film con attori poco conosciuti o con produzioni scadenti, ma anzi ci sono veri e propri capolavori, secondo me, che purtroppo, anche con attori famosi, attori noti e produzioni interessanti, che proprio non vengono considerati. Allora, appunto, il film di cui stavo parlando è What If. Ho qui sotto i dati perché purtroppo non c'è un Wikipedia italiano di questa cosa, ma si può cercare solamente attraverso il Wikipedia originale. Il film è prodotto da... diretto da Michael Dowsey, e appunto il cast che andremo a vedere è veramente importante, perché due nomi a caso: Daniel Radcliffe, appunto l'attore di Harry Potter e non solo, e anche Adam Driver, che per gli appassionati appunto di Star Wars è il villain Kylo Ren. Quindi ci rendiamo conto che comunque sono attori famosi e importanti e anche bravi, e quindi proprio non mi spiego il motivo, per cui voglio appunto aprire questa rubrica per dare voce a dei film che secondo me sono importanti e sono anche molto interessanti. Bene, chiusa questa piccola postilla, appunto, andiamo a analizzare il film. Il film è girato in Canada, in lingua inglese, appunto, ed è la data di rilascio del 7 settembre 2013. È girato a Toronto ed è il film ambientato a Toronto. La storia narra appunto di questo uomo, questo ragazzo Wallace, che purtroppo in seguito a una rottura ha un po' perso fiducia, diciamo, nell'amore, anzi l'ha persa completamente ed è diventato molto empatico, tant'è che ha lasciato i suoi studi da medico per fare lo scrittore di manuali, di collaudo, di prodotti non ben definiti. A una festa del suo migliore amico incontra questa ragazza che però, per cui nutre un interesse, ma che però purtroppo è fidanzata da 5 anni con un altro uomo, e quindi comunque è combattuto con questo, cioè si trova bene con lei, ma comunque è combattuto perché appunto non è, viene da un excursus di tradimenti, la sua ex ragazza lo ha tradito e i suoi genitori si sono separati a causa dei loro reciproci tradimenti, quindi un uomo molto combattuto in questo senso. Loro, tra di loro comunque si sviluppa un'amicizia che poi diverrà da adito a vari contrasti. Diciamo che secondo me il film, senza stare a svelare troppo, perché comunque cercandolo anche in DVD su Amazon si trova, quindi comunque non dovreste fare fatica se macinate un po' di inglese e così via. E appunto è un film secondo me molto delicato, perché poteva essere la classica commedia cacciarona americana, ma in realtà si rivela un film appunto quasi più inglese in un certo senso. È un film canadese, quindi ha un tocco particolare secondo me. È basato, credo di aver capito, da uno scritto, da un testo. Non ho ben capito se era un romanzo, dovrebbe essere un romanzo comunque, sì. E appunto è trattato con un filo, anche con un certo stile, perché comunque lei, la ragazza, Chantre mi pare si chiami, è, appunto fa la designer, quindi comunque c'è un filo che collega tutto il film con i suoi disegni, quindi anche molto grafico e molto interessante. E appunto questo combattimento appunto con se stesso, con il personaggio di Wallace, verso un amore che non è sicuro che sarà ricambiato, e quindi la paura di essere ferito, lo bloccano e appunto lo rinchiudono nella sua apatia. Certo, anche i tentativi un po' goffi, diciamo, dei suoi amici nel riguardo di aiutarlo, comunque, non aiutano proprio la situazione, ma anzi tendono anche a complicarla. È un uomo che tende molto a riflettere su se stesso, quindi si crea anche un sacco di problemi in un certo senso. E il film, secondo me, ha delle potenzialità, delle grosse potenzialità, perché appunto, come dicevo, non diventa cacciarone, si scherza, comunque
è diverso dai soliti film. Poteva essere, cioè, la trama sostanzialmente non è particolarmente complessa, però è il modo in cui viene trattata che rende molto interessante questo film. Io appunto ve lo consiglio perché non vorrei rivelarvi troppo, ma la chiave appunto di riflessione è proprio questa, è la paura di affrontare nuove relazioni dopo un excursus passato importante, appunto, che crea una barriera con gli altri e con le altre persone. Secondo me Daniel Radcliffe è molto bravo in questo ruolo, oserei dire che l'ho quasi preferito, anzi l'ho preferito buona pace degli appassionati di Harry Potter, io sono un grande appassionato di Harry Potter, ma l'ho preferito in questo ruolo perché non era più stereotipato ed essendo un film forse di più bassa produzione ha avuto la libertà maggiore di potersi esprimere come attore e quindi devo dire comunque che è stato molto bravo secondo me, merita, è un film che secondo me merita di essere visto ed è un peccato veramente che non sia stato prodotto. Un altro film che vado a citare suo ma che non ho ancora visto ma che appunto è uscito l'anno scorso ma non è stato prodotto neanche questo è Horns, che è tratto da un libro del figlio di Stephen King ed è sul genere horror. Io ho letto metà di questo libro, lo sto approfondendo e devo dire che è molto bello, quindi anche qui un bel libro dietro, anche famoso, grandi attori famosi davanti, anche questo non è stato prodotto in Italia. E secondo me è un peccato, poi sicuramente ci saranno delle motivazioni, ma secondo me non sono comunque sufficienti per non mostrare un film del genere. Tutti i presupposti c'erano per poterlo mostrare. Io ve lo consiglio, appunto, andatelo a cercare su Amazon. Di più non vorrei dirvi perché comunque sto vedendo alle mie spalle qualche scena. È un film molto delicato che tratta dei temi molto importanti che comunque danno da riflettere, hanno fatto riflettere anche a me. Detto questo, io vi saluto, come al solito vi ricordo di dare un'occhiata alla pagina Facebook, alla pagina YouTube, mi raccomando iscrivetevi o mettete dei like se vi sono piaciute. A breve ci saranno anche, avete potuto notare, anzi forse guardando sul marketplace di Cinema Savage, che sono usciti un paio di gadget particolari, tra cui magliette, cuscini e tazze. Dategli un'occhiata, nella prossima video recensione spero che potrete vedere appunto con la nuova maglietta. Se siete dei miei fan, acquistatela o ditemi cosa ne pensate, se volete qualche altro gadget. Detto questo io vi saluto e ci vediamo probabilmente per un prossimo speciale molto interessante. Grazie mille e arrivederci.